prima. Buongiorno! Buongiorno! Allora, chi abbiamo con noi? Qui abbiamo con noi Giulia Lorenzoni. Ciao a tutti! Che si è portata dietro una valigia di perplessità. È incredibile. Vi leggo qualcosa prima che iniziamo questa bella intervista. I sintomi sono strani. Sembra quasi una malattia. Mal di stomaco, perdita d'attenzione, mancanza d'appetito, insonnia. Sei innamorato. Sei ispirato, ascolti ogni giorno tutto il tempo le canzoni suonate da lui. Sei innamorato. E chi è che non è mai stato innamorato, ragazzi? Però Giulia ci racconta veramente le cronache di un amore letterario. Sì, questo è il mio libro in cui ho veramente messo tutto quello che stavo provando in quel momento, l'ho messo in una valigia di perplessità e ho fatto uno spettacolo. Questo è un tuo disegno, vero? Sì, è un dipinto a olio. Dipinto a olio. Sì, è un dipinto. Guardate che meraviglia, molto simbolico, molto bello. Sì, rappresenta il mobile del pianoforte che ogni volta che lo suono diventa una valigia, si apre e escono tutte le mie perplessità e le rivivo ogni volta. Infatti in questo libro ci sono anche testi di mie canzoni, perché rappresenta proprio uno spettacolo, quindi lo rappresenterò qui, in questo bellissimo teatro. In questa splendida sala. In questa splendida sala si alterneranno monologhi, di cui anche il pezzo che hai letto tu, e le mie canzoni che sono proprio scritte nel libro, i testi. Quindi insomma lo potete leggere, ma se venite a vedervi ve lo racconto io anche sotto forma di musica con la mia band. Oppure potete venire ad ascoltare questo concerto, ad ascoltare Giulia che leggerai tu i tuoi sì, monologhi. Sì, sì, sì. Non li leggo, li recito proprio. Li canto e li recito, sì, sì, sì. Quindi verrete, ascolterete e se poi volete portarvi via un bellissimo pezzo del suo lavoro, lo potete portare con voi e rileggerlo, perché a volte rimane la voce dell'artista nella mente e quindi quando poi si rileggono le cose riecheggiano le sue parole, le tonalità musicali. È quello che spero, infatti proprio per questa ragione abbiamo scelto di regalarvi la mia valigia di perplessità con l'entrata del biglietto, in modo tale che anche quando tornate a casa avete un piccolo pezzo di me e potete questa è una bellissima cosa. Sì, regalo la mia valigia a tutti, così vi portate via la sua valigia con la vostra valigia. Senti, ma perché di perplessità? Perché è stato un periodo molto complicato, diciamo, della mia vita, però l'ho voluto interpretare artisticamente, quindi invece che stare... No, sono anche stata a letto a deprimermi, però dopo quello è passato il periodo e ho deciso veramente di tirare fuori tutto quello che avevo da dare, perché secondo me tutto, anche le emozioni negative, vanno assolutamente vissute al 100%, perché se sono emozioni fanno parte della nostra vita e del nostro vissuto, quindi è proprio importante prenderle, tirare fuori quello che si può, interpretarle sotto forma di musica, scrittura, pittura, interpretazione. Sei un artista tutto campo. Ci provo. Sulla musica sono tranquilla, che posso dire, insomma, è il mio lavoro, il mio mestiere, sono sicura di essere professionale. Centrata, professionale. Sì. Per quanto riguarda la pittura sono autodidatta, quindi insomma non mi permetto di dire che sono un artista a tutto tondo, però ecco, sì, mi ma diletto. Guarda che comunque è molto bello. Adesso grazie. Al di là di quello che può essere il giudizio tecnico ecco, potete vedere, ha una simbologia che immediatamente appare a chi lo vede, no? Sono molto contenta. C'è la tua vita, ci sono le cose a cui tieni di più. Mi hanno stupito solo gli occhiali, perché... Sono a metà. Non riuscivo a interpretarlo, però. Perché rappresentano una persona, quindi sono... Ah, ho capito. Sono sia dentro che fuori. Sono un po' a metà, diciamo. E certezze? Certezze ne ho tantissime, per fortuna, finalmente è arrivato un momento di certezze, quindi anche proprio perché ho avuto un periodo di perplessità superandole, la mia vita ha preso proprio un contorno, una nitidezza. Infatti c'è il monologo finale che dice: quei giorni in cui tutto ti sembra chiaro, in cui tutto ha contorni netti e nitidi, perché dopo un periodo in cui tutto è confuso,
tutto ciò che arriva dopo ti sembra veramente nitido e tu senti di avere tutta la forza necessaria per affrontarlo. Quindi sono veramente orgogliosa di questo lavoro e ringrazio tanto Giampiero Turco, il mio produttore, per aver creduto in me e per aver veramente tirato fuori tutto questo. E, insomma, sono contenta anche di come sta andando questo lavoro. Sì, io sono contenta che hai potuto dire a chi ci ascolta che comunque è attraverso la sofferenza che escono le cose migliori. Sì, secondo me non è una regola, però sicuramente in questo caso è andata così. Secondo me è una regola. Le cose più belle le facciamo quando usciamo fuori da qualcosa o da un periodo che sembra troppo difficile per noi. Perché si tira fuori veramente la forza che uno crede di non avere, ecco, quello sì, quello è vero. Certo, bisogna credere in se stessi poi per affrontare questi periodi, però si impara a conoscersi meglio e ad andare avanti con più forza e con meno perplessità, con più certezza, come hai fatto tu. Quello sicuramente. Allora, ringraziamo Giulia. Grazie tante, vi volevo ricordare dell'appuntamento il 14 febbraio qui al Teatro Agorà, in via della Penitenza 33, brava, alle ore 21. Con l'ingresso io vi regalo il mio libro, perché questo libro ci tengo veramente che insomma voi possiate rivivere questi momenti anche per conto vostro nella vostra intimità. E sul palco con me ci saranno i grandi Edoardo Cicchinelli al basso e contrabbasso e Gianluca Costa alla batteria. Eseguiremo pezzi brani miei che sono anche contenuti nel libro con arrangiamenti originali. Non smettete di seguirci perché gli arrangiamenti si arricchiranno piano piano per tutti gli spettacoli, saranno sempre un pochino diversi, quindi non vi annoieremo mai. Un'ultima domanda, sì. Giulia, tu sei di Roma? Sì, io sono di Roma, sì. Sono romana importata in realtà perché sono nata in Emilia Romagna. Però mia madre è siciliana, mio padre è romano, quindi insomma è un po' mix. Romana d'adozione, ma ormai sì. Romana. Sì, romana. Sì. Vivo qua da sempre praticamente, quindi sì. Allora venite a trovarci il 14 febbraio a Trastevere, qui al Teatro Agorà, con Giulia Lorenzoni e la sua valigia di perplessità. Grazie. Io voglio fare pure una domanda al produttore. Sì. Produttore, dove l'hai incontrata Giulia? Come l'hai scoperta? Come l'hai trovata? Questo è importante. Con la mia amica e socia Maria Grazia Finocchi, me l'ha presentata lei. Da lì abbiamo fatto dei primi eventi e poi ho capito la stoffa di Giulia. E siamo partiti con il libro e ora con il disco. Questi sono due progetti insieme. Il disco sarà un vinile. Un vinile? Sì, sarà registrato live partendo dall'Agorà e seguendo altri teatri. Che bello il vinile, è una bella cosa. Sì. Ma perché? Lo fai perché sei chic? Perché sono chic, perché... Te lo dice un collezionista di vinile. Sì, quindi, lo so, insomma, ma te conosco da una vita. Il vinile è classe. No? Il CD non serve a niente. Il CD va bene... No, non è esiste freddo. Più il CD. No, non esiste più il CD, non esiste più. È il vinile o iTunes sui digital store, basta, ecco, tutto qui. Bene, no, tutto qui. Un'ultima cosa, stiamo parlando di pop e jazz. Sì, sono pezzi in italiano scritti agli antipodi piano e voce, poi sono stati arrangiati per trio. I pezzi sono pezzi pop, però hanno influenze jazz, insomma ho lavorato molto sulle armonie, quindi vi invito a venire, soprattutto perché Giampiero ha detto appunto che noi registreremo il disco live e essere a un concerto dove viene registrato un disco vuol dire essere parte di quel disco, quindi certo. Non so, a me emoziona molto l'idea e insomma spero emozioni anche voi. Certo. Bene, senti una domanda invece sulla tua formazione musicale. Sì, io ho studiato in conservatorio, al conservatorio di Frosinone. Ah. Ho avuto tre grandi maestre che tra l'altro ci tengo a ringraziare perché sono veramente affezionata a loro. Sono Elisabetta Antonini, Rossana Casale e Carla Marco Tulli, che saluto. E, insomma, lì ho avuto una buona formazione, però la formazione principale è quella che secondo me è
quella che vale è quella live. Ho fatto veramente un milione di serate nei peggiori bar di Caracas e anche nei migliori, e questo veramente mi ha temprato, perché ho imparato a gestire il palco, ho imparato a gestire una scaletta, ho imparato che a volte il pubblico è stronzissimo, ho imparato che a volte il pubblico ti ama, a volte il pubblico ti dà delle delusioni enormi, però alla fine se tu sai quello che vuoi fare e sai come comunicare con le persone, a prescindere, sai che quello che vuoi fare l'hai fatto, e quindi torni a casa comunque tranquillo che sei fiero di te e sei contento. Bene, l'esperienza allora... È sempre sacra, è fondamentale. Allora, chiudiamo questa diretta, salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri spettatori, e diamo appuntamento per il 14 febbraio. Il giorno di San Valentino, non dimenticate. Giorno di San Valentino, vabbè, però insomma, quello, il 14 febbraio alle 21. No, perché tutti gli innamorati dovrebbero venire. Ecco. Comunque si parla d'amore, eh? Vero. Bene, allora un motivo in più per partecipare. Certo. Ah, tu quindi tu lo sapevi quando hai chiesto il 14 febbraio? Assolutamente sì. Bandito sei. Bandita è il mio cane. Bandita è il tuo cane. Io sono marketing, un'altra storia. Tu sei marketing, ecco, va bene. D'accordo, allora grazie e ci vediamo il 14 febbraio qui al Teatro Corale, ore 21. Ciao, ciao! Ciao! Ciao.